È il 3 marzo del 1919, giorno delle ceneri, quando Padre Benedetto scrive al confratello Padre Agostino da San Marco in Lamis, testimoniando quanto aveva visto. Padre Benedetto, alla fine del mese di febbraio del 1919, in veste di ministro provinciale, era stato a San Giovanni Rotondo per la constatazione delle stimmate di Padre Pio. Della sua visita egli fece una relazione ufficiale nella congregazione anticapitolare che così annotava nel verbale di chiusura. Il padre provinciale ha riferito alla definizione di aver constatato coi propri occhi le stimmate nelle mani e nel costato del santo figliuolo Padre Pio da Pietrelcina e di averne informato il reverendissimo padre generale. Successivamente Padre Benedetto scrisse questa lettera a Padre Agostino. In lui non sono macchie o impronte, ma vere piaghe perforanti le mani e i piedi. Io poi gli osservai quella del costato, un vero squarcio che dà continuamente o sangue o sanguigno umore. Il venerdì è sangue. Lo trovai che si reggeva a stento in piedi, ma lo lasciai che poteva celebrare quando, dice messa, il dono è esposto al pubblico, dovendo tenere le mani alzate e nude. La sofferenza, dunque, fu compagna inseparabile del cammino terreno di Padre Pio. Egli l'accettò e fece propria come condivisione della sofferenza di Cristo, fino al punto che Gesù gli chiese di rendersi partecipe delle sue stesse sofferenze di crocifisso attraverso le sacre stimmate. Il 13 ottobre del 1918, Padre Pio scrisse a una figlia spirituale: «Che ti dirò di me? La violenza dei miei dolori mi rende muto e mi paralizza. Prega perché l'anima mia non si perda in questa terribile prova». Padre Pio si fece penitente di tutti i suoi penitenti. Le stimmate non sono che un segno visibile di questa offerta totale che lo consacrò interamente al servizio delle anime, spesso comprate, come scrisse a un giovane convertito, al prezzo del mio sangue.